realtà, per riempire di gas il pallone bianco, c'erano volute 8 ore. Il pilota, insieme ad altri tecnici, lo avevano speso per terra. Sgonfio occupava tutta la piazzetta, copriva panchine, recinzioni, aiuole. Furono 8 lunghe ore. Il gas fischiava per tutto il tempo e il pilota e i tecnici mangiarono panini e bevero caffè. Finalmente il pallone prese forma, una luna gigante ma in terra. I tecnici fissarono il pallone a terra con delle funi, poi andarono via. Il pilota invece aspettò che il pallone si risvegliasse. L'avrebbe chiamato Balloon. Avrebbero volato insieme e con chiunque avesse voluto. Di notte il pallone aprì gli occhi e chiese al pilota: volerò? Voleremo insieme, gli rispose lui. Vennero giorni felici. Il pallone se ne volava su e giù per il cielo di Torino con il cavo di acciaio che lo teneva legato a terra. Il pilota invitava la gente a salire sulla gondola di legno fissata sotto il pallone. Arrivati a 150 metri, tutti si stupivano. Nessuno aveva mai visto la città in alto da quel punto. Poi si tornava giù. Il balloon partiva a orari tutti suoi. Ci volevano passeggeri a sufficienza e il tempo bello. Il pallone aerostatico fece il suo lavoro per più di 10 anni. Lui e il suo pilota erano felici. Un giorno il pallone vide per terra una pagina di giornale dal titolo curioso: il viaggio del balloon, 11.520.000 metri di cielo. Questo articolo era un omaggio al balloon e al suo pilota e a tutti i viaggi che avevano fatto insieme. Non è tutto il cielo, pensò il pallone. Io sono legato ad una fune. Il cielo che vedo è sempre lo stesso. Chissà quanti posti avrebbe potuto vedere in tutto quel tempo. Sarebbe potuto andare a New York. Forse a Rio de Janeiro. Magari su Marte. Il pilota gonfiava il pallone ogni giorno. E ogni notte lui si sgonfiava. Forse non è più felice insieme a me? Si chiedeva il pilota. In realtà il pallone voleva tanto bene al suo pilota, ma lui si sentiva fatto per volare libero. Cominciò come una battaglia. 6 tonnellate d'aria leggerissime non possono che andare via. E spinge e tira. Le funi che ancoravano Balloon a terra si ruppero e finalmente il pallone si staccò da terra. Salì di 10 metri, 20, 50, 100. Arrivato a 150, tirò, tirò e tirò e il cavo d'acciaio che lo fermava si ruppe. Finalmente era libero. Il pallone, prima di partire, voleva salutare i suoi amici del quartiere Aurora. Il primo salutò il vecchio treno della stazione di Ponte Mosca, che se ne stava tutto il tempo fermo a ricordare i tempi andati, quando in città c'era ancora Savoia. E di quando lo utilizzarono per trasportare armi durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi passò dall'antico arsenale, che adesso invece ospita eventi culturali, e il Sermin, dove i bambini del quartiere giocano e fanno tante attività. Salutò il cortile del Maio con i suoi splendidi murales e il giardino dei ciliegi che si trova al suo interno. Salutò il fiume Dora, che scorreva accanto a dove la sua fune era ancorata.
Insieme ricordarono quando, durante una lunga pioggia, il fiume era straripato, invadendo tutto il quartiere. Le strade erano diventate fiumi di fango e per spostarsi da un punto all'altro bisognava usare le barche. Girando verso nord, salutò il Palazzo Nuvola, l'ultimo arrivato nel quartiere e sede della Lavazza, la famosa fabbrica del caffè. Inebriato da quel delizioso aroma, si spostò poi a Porta Palazzo. Quante voci in mille lingue diverse in quella piazza già di prima mattina. Il pallone amava quel mercato, ci era profondamente legato. Dall'alto osservò le numerose bancarelle con i tendoni rossi che vendevano frutta e verdure di ogni genere e anche quelle che vendevano vestiti e oggetti per la casa. Passò accanto al mercato del pesce e salutò i pescivendoli che gli mostrarono la loro merce, tra cui un granchio più grosso di una mano. Si avvicinò poi all'antica tettoia dell'orologio, il mercato coperto, e sorrise nel vedere ancora una volta le scritte in diverse lingue sul tetto dell'edificio che dicevano la stessa cosa, amare le differenze. Si librò in aria ripensando al suo amico pilota che stava ancora dormendo. Non lo aveva salutato, ma gli aveva scritto un'affettuosa lettera di ringraziamento. Mentre si allontanava, ripensò alle parole che gli disse un vecchio saggio cinese. Vi sono due cose importanti che possiamo avere e donare, le ali e le radici. Quel giorno non aveva capito bene le sue parole, ma ora Balum aveva capito. Era fortunato perché poteva volare e andare dove voleva. Ma sapeva anche che quei luoghi e quelle persone che aveva conosciuto sarebbero stati per sempre le sue radici. Tutte le persone videro che Balun stava volando via. Lo vide anche il pilota, che si era appena svegliato. Dove andava il pallone? Perché scappava da lui? Poi lo osservò meglio. Era più bianca e splendente del solito. Volava in cielo come se danzasse. È una mongolfiera libera, pensò. Malinconico ma felice, infreddolito nell'aria mattutina, si mise le mani nella tasca della giacca e trovò una lettera. La lesse e sorrise.